tetto, la porta, le finestre, facciamo una staccionata, la strada, facciamo il Strada. sentiero, il sentiero che porta alla casetta. Posso, amore? Sì. La stradina, questo è tutto il sentiero che ci conduce a casa. Principessa, scottonina, scottonina, sei la mia principessina. Cosa fa mai scottonina? Mangia, dorme, cresce, piange della casa e la regina. Vieni, amore, vieni, vieni, Va, vieni. vai da Donia giù, vai. Eccola! Brava, Eccola! Un applauso per la brava, Nina, un applauso per la Nina! brava, 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 brava. E quando arrivo qua Brava! facciamo così. Oh, grande, Andiamo da adesso mamma, andiamo da mamma, aggiungo. andiamo da mamma, Princi. Eccola! Mamma! Ciao Nur, ciao Iambo. Ciao. Ciao sorella. Andiamo. Uno deve prepararsi per essere migrante. Molte persone non capiscono questo, perché pensano che arrivano a casa, che di là lo stanno aspettando e tutto sarà bellissimo. Invece no, uno deve prepararsi psicologicamente per questa cosa. Un'altra cosa, devi per forza legalizzarti, perché è brutto. Può essere che trovi il lavoro, è vero, può essere, però sì, imparare un po' della cultura del paese dove sei arrivato, perché così ti dà il senso di conoscere, ti dà l'opportunità di conoscere le persone. Magari quando vai a un lavoro, così già lo sai come comportarti, perché tu devi adattarti alla cultura, alle persone, non le persone si devono adattare a te. Io credo che nei momenti in cui uno non riesca da solo a uscire da determinate situazioni, chiedere aiuto sia veramente fondamentale. Sono nata in Siria, sono venuta qua con mio figlio 8 anni fa, adesso lui ha 16 anni, siamo scappati dalle guerre della Siria. Quando siamo venuti qua abbiamo lasciato tutte le cose, abbiamo lasciato la casa, la famiglia, il lavoro, tutte le cose belle che abbiamo avuto. Dopo mi ha aiutato una mia amica per andare a Caritas, mi hanno aiutato tantissimo, mi hanno fatto accoglienza per 2 anni. Qua ho trovato tutti che stanno qua come una famiglia. Nur è stata sicuramente aiutata, ma è stato un grande regalo. Lei e il figlio per noi ci ha fatto maturare, ci ha fatto comunque vivere nell'amore un sogno. Il rapporto con Don Fabrizio è un rapporto molto buono. Lui si è sempre, mi ha sempre aiutato, è stato sempre una persona molto premurosa anche nei miei confronti. La sua presenza è stata molto fondamentale per uscire dalla situazione complicata. Io dormivo nella mia stanzetta lì a San Fedele e riposavo sereno sapendo che a pochi metri c'era un bambino e una sua madre che finalmente riposavano con le chiavi in mano a casa loro senza dover più scappare da niente. A me dava tanto pace la mattina risvegliarmi e sapere che avevano dormito anche loro il primo giorno, no? E poi tutti gli altri giorni della vita insieme a noi passata a San Fedele. È bello davvero essere giunti a questo punto che davvero ha aperto il cuore di tutti, il mio e di Nure in particolare. Questo è un
2694, signora. E grazie, signora, buona giornata. Prego, cassa centrale. Grazie al progetto di accoglienza della Caritas mi ha permesso di uscire da una situazione abitativa un po' complicata. La Caritas mi ha permesso di abitare in un appartamento per un anno con mia madre e mia figlia, e nella quale non dovevamo preoccuparci delle spese, e io così potevo lavorare, appunto, mettere dei soldi da parte. Lì mi sono trovata, guarda, veramente il nostro punto vendita è come se fosse una famiglia, cioè ti trovi, entri dentro, sei a casa, veramente. E io mi sono trovata a casa, Robè. C'è un bel team. Scusami che ti interrompo, vogliamo fare il giretto nostro solito? Sì, sì, tanto dobbiamo fare questa cosa, almeno siamo anche più sereni. No, almeno sto più rilassata, almeno lo conosco, sì, facciamo quello. Questo. Ci fermiamo qua. Yes. Poi appunto il full time è arrivato proprio nel momento, Roberto, nel momento in cui io stavo cercando casa. E certo. Quindi era perfetto, perché comunque dovevo uscire dalla parrocchia, andare in affitto, quindi avere un incremento dello stipendio era veramente importante in quel momento. Quindi è capitato proprio a pennello. Ma sai, io su questa cosa mi sono dato la mia spiegazione. Da credente credo che sia un aiuto che viene dall'alto, perché io vedo che molto spesso succedono questo nelle persone meritevoli, no? Nel momento in cui hanno bisogno e chiedono, come viene detto, poi ti verrà dato, no? E quindi in qualche maniera avvengono una serie di cose inaspettate che collimano una con l'altra, e una persona riesce a trovare, anche perché tu avevi l'esigenza di aiutare la mamma e anche la bambina piccola, insomma, quindi voglio dire. Però quindi ringraziamo il Signore che ci ha dato questa opportunità. Ho avuto il piacere di conoscere Aisha e la sua famiglia, che sono stati ospiti alla parrocchia di San Fulgenzio, e abbiamo cercato di aiutarla in tutti i suoi bisogni. Tra queste è nata l'esigenza di farle prendere la patente. Beh, poi è nato un rapporto di amicizia, per cui sono quei rapporti che poi nel tempo rimangono e in qualche maniera si trasformano in qualcosa di diverso, ma forse anche più bello. Ci siamo chiesti che cosa noi come istituzione possiamo fare per accogliere anche solo due persone di questo mondo, di questa realtà che geme e soffre, che cosa noi possiamo fare. E la scelta è ricaduta proprio su un piccolo progetto di accoglienza, per cui ci è stato chiesto a Giuseppina, a Pilare e a me, ci è stato chiesto se questo progetto noi volevamo accoglierlo, e noi abbiamo detto di sì. Ho iniziato il percorso praticamente da che sono arrivata in accoglienza, sono rifugiata politica, sempre dopo di 6 giorni ho iniziato il percorso di accoglienza, poi abbiamo iniziato un percorso di formazione. Adesso sto facendo un corso di marketing digitale, perché io ho una laurea in informatica, quindi ho un po' di conoscenza della parte informatica. Inizierò a fare un tirocinio in un'azienda di turismo e nell'area amministrativa, e poi farò esperienza nella parte dei social media. Vediamo come andrà. Spero che bene, sì, andrà bene. Sì, sì. Appena sono entrata qua, guardo una pace, una cosa, un silenzio. Ai, Dio mio, io venivo di una cosa, sempre un bullizio, la gente, di qua e di là, uno che urlava, io altro che qua, io altro che là. E poi non aveva privacy nello spazio che c'era. E qua, no, guarda, questa sarebbe la tua stanza. Qua. Ai, che bello, mi sento in casa, un'altra volta in casa. E l'indomani, sentendola vomitare una volta, due volte, le ho detto: ma tu sei male, hai bisogno di qualcosa, ti do qualcosa, vediamo.
No, no, sto bene. Dico, però non stai bene, perché una persona che vomita una volta, vomita due volte, non sta bene. E allora, io ero sola in casa perché lei e Pilar erano uscite. Dice, no, io veramente sono incinta. E io sono rimasta un po' sorpresa. Dico, va bene, dovevano essere due persone, saranno due persone. E lei ha detto, adesso mi mandate via. E lei, quando mi ha detto questo, ha visto la mia faccia, che io ho detto, dico, va bene. E dice, ma mi manderete via? E io gli ho detto, no, certo che no, perché conoscendo ormai da tanto tempo Giuseppina e Pilar, ho detto, sicuramente noi, le due persone sono queste, sono Maria Gabriella con la bimba che nascerà. Lascialo che dorme, lascialo. E siamo state lì e abbiamo visto proprio questa bimba che veniva fuori. E quando l'ostetrica ha detto a Gabi, dice, dai Gabriella, Maria Gabriella, su, su, vedi, tocca la testina che sta uscendo, tocca la testina che sta uscendo, che la tocca Enza, che io solo chiedo che salga. E lei ha tagliato il cordone ombelicale perché era la più anziana, e il rispetto. Guarda, c'è stato tagliare, c'è questa storia. Io mi sono ritrovata. Si è trovata queste forbici in mano. Prendi tu. E io dico, io che devo fare? Fa così, guarda, qui, sacchi, poi in mezzo. Io dico, no, impossibile, ma... Cioè, è un'emozione molto forte. È una storia luminosa perché è stato un percorso, è un percorso di integrazione accelerata e di arricchimento reciproco. Le persone accolte sono riuscite a tranquillizzarsi, a guarire le ferite interiori con una maggiore rapidità e riorganizzarsi e costruirsi la vita, grazie alla rete dei volontari delle Caritas parrocchiali, ma in genere delle comunità cristiane delle parrocchie. Ed è stato un percorso di accelerazione, diciamo così, anche di incontro tra le varie persone, perché anche le comunità cristiane si sono arricchite tanto e l'immigrazione non è stata un problema, ma una grande risorsa, una grande occasione di arricchimento. Come tutor, quello che immagino per il futuro di questo progetto è che il progetto cresca e che si riproduca, un po' si riproduca su se stesso, muovendosi con generatività e quindi creando da queste bellissime esperienze che abbiamo vissuto in questi 5 anni altre esperienze, che ogni parrocchia, ogni volontario, ognuno di noi operatore della Caritas sia testimone di quello che l'accoglienza può dare e di quello che accogliendo si può ricevere. Voglio raggiungere, diciamo, una conoscenza della cosa più alta, diciamolo così, e nel senso di, ovviamente per questa cosa uno se le deve mettere al cuore, no? Iniziare a leggere, conoscere un po' la cultura, non, ovviamente sto conoscendo un po' la cultura italiana, però a livello generale, e ovviamente fare un buon futuro alla figlia, no? Per quello sto lavorando del presente, perché lo so che il futuro sarà bene. Applauso, via. Sì. Uno dei miei sogni già ho fatto. Ho comprato una casa. Il secondo sogno, vorrei fare un ristorante arabo. Questo ristorante voglio donare 2 volte a settimana il cibo alle persone che bisogna. Come mi hanno aiutato, io sto cercando di aiutare gli altri. Ringrazio mia madre per la sua caparbietà, perché nonostante gli ostacoli, lei quando si impone un obiettivo fa sempre di tutto per raggiungerlo. Da sola non so se ci sarei riuscita, forse se non avessi chiesto aiuto magari in questo momento non sarei qui.
devo ringraziare veramente tante persone. Brava, faccio tutto. Diglielo un po'. Na 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 na. Chi sopra le farfalle? Io se. Gerusalemme. E tu invece? Questo. Ah, questo lo prendo io. È troppo bello. Dammi un bacio. Ah, amore.